documentario che parla del Parco Micheliotti, che è il parco della Gran Madre, essenzialmente, quindi molto vicino a Piazza Vittorio, al centro della città. È stato per anni un ex zoo, ma nella sua, diciamo, funzione primaria esso era essenzialmente il parco di centro città, molto più dei giardini reali. Poi nel corso del tempo il parco ha subito diversi cambiamenti, tra i quali appunto di ristorazione di uno zoo, che poi è stato chiuso, con tutte le conseguenze che ne sono successe, diciamo. E nel corso del tempo questo parco si è trasformato, non solo perché c'è stato uno zoo prima e quindi c'è stata sono state costruite le gabbie e tutti i luoghi per ospitare gli animali, ma anche perché poi una volta chiuso, diciamo, è stato abbandonato, e quindi quelle gabbie che ospitavano degli animali hanno ospitato altre persone, senza tetto, clochard, che sono andati lì a rifugiarci. Quindi noi abbiamo cercato di raccontare l'inizio del parco, di che cosa rappresentava per i torinesi, perché se tu chiedi a ogni torinese, quello è l'ex zoo, non è il Parco Micheliotti, è l'ex zoo. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di fare questa contrapposizione fra l'ex zoo e quindi gli animali che vivevano in gabbia e questi nuovi inquilini umani che si sono trasferiti all'interno del parco negli ultimi 20 anni, e quindi di trovare questa contrapposizione fra le due cose, con tutto poi, diciamo, quello che è successo nel mentre. Quindi abbiamo cercato di raccontare un po' tutta la storia del parco degli ultimi 40 anni, 50 anni, ecco, ci siamo appoggiati. Poi appunto c'era questo, si vede anche questa condizione, diciamo, di incertezza, perché appunto in breve il parco ha subito un passato di sofferenza, diciamo, perché comunque appunto c'erano gli animali e quindi c'era questa situazione tragica per loro, appunto, che erano appunto ingabbiati. Poi ci sono stati forse 20 anni di abbandono, comunque semi-abbandono, e poi si prospettava, insomma, un futuro incerto, perché non si sapeva cosa sarebbe diventato questo parco, se di nuovo uno zoo oppure un parco pubblico, comunque poi cosa fare delle persone che si erano insediate, della natura stessa che si era insediata durante questo periodo di abbandono. Quindi ci sembrava una storia interessante da raccontare, perché comunque noi non siamo di Torino, non siamo ancora torinesi doc, diciamo, però abbiamo potuto capire che questo parco appunto aveva un valore particolare sia per la città che proprio per le persone. Chi adesso ha, non so, 50 anni, ci è cresciuto lì, ci andava da bambino con lo zoo, infatti c'è un sacco di materiale d'archivio, di storie interessanti. Abbiamo cercato, ecco, di riprenderle, di raccontarle. Il rapporto che abbiamo avuto con la circoscrizione, con la nostra circoscrizione, che è la 8, è stato ottimo, ottimo e soprattutto fondamentale, perché appunto parlando di un parco, quindi di un bene pubblico, abbiamo subito incontrato le associazioni che si battevano perché questo bene abbandonato, con questa storia così complessa, ritornasse ad essere usufruibile dalla cittadinanza. E ci hanno raccontato, insomma, la storia, e grazie a loro anche che questo corto è nato, perché ci hanno fatto praticamente, diciamo, la scuola e ci hanno mostrato il modo in cui, insomma, si interfacciavano anche con l'amministrazione comunale. Quindi siamo andati a vedere i tavoli di dibattito, insomma, del comune su quello che dovrebbe essere il futuro del posto, ed è stato molto interessante. Quindi dalla circoscrizione abbiamo avuto un appoggio praticamente fondamentale, non ci sarebbe stato il corto senza il loro aiuto. Gli altri due ragazzi che mancano sono Fabrizio Spagna e Stefano Trucco. Loro due sono due torinesi doc. Diciamo che abbiamo cercato tutti e quattro di fare le stesse cose. È stato un lavoro abbastanza difficile, comunque quattro teste non è facile. Diciamo che l'idea è nata da Fabrizio, perché Fabrizio abita praticamente di fronte al parco e sapeva di questa situazione, però all'inizio, diciamo, l'avevamo trovato più come una location dove ambientare una storia, quindi fare anche magari una storia finzionale. Poi invece col tempo ci siamo, anche noi due che non siamo di Torino, ci siamo un po' affezionati al parco, alla sua architettura, appunto, come diceva prima Davide, a questa natura meravigliosa che ha mangiato, sta mangiando il parco in una maniera meravigliosa, e quindi, ecco, diciamo che abbiamo cercato tutti e quattro di avere compiti uguali, quindi a partire dall'idea principe, dalla sceneggiatura, dal canovaccio, tutto quello che ne è risultato poi ovviamente quando siamo andati a
a fare le riprese c'era un operatore, c'era chi prendeva gli audio, c'era chi controllava la situazione, quindi diciamo che ci assegnavamo i ruoli, sì, così strada facendo. Più che altro anche perché era appunto era il nostro primo cortometraggio per tutti e quattro, quindi la nostra prima esperienza dietro la macchina da presa, e quindi ci sembrava, diciamo, cioè non ci sembrava giusto, ecco, stabilire dei ruoli, perché appunto fondamentalmente nessuno era si poteva ritenere un esperto, quindi abbiamo cercato di fare le cose in comune, diciamo. Poi ci siamo riusciti, chiaramente, insomma, si litiga un po', questo tipo di convivenze sono sempre abbastanza problematiche, però ci parliamo tuttora, ecco, quindi diciamo che questo è un traguardo. Quattro persone che pensano quattro cose diverse e riuscire a trovare un unico obiettivo non è così scontato, non è così facile, però comunque c'è stato tanto confronto, tante cose, poi comunque avevamo anche un tutor che ci ha affiancato, che un po' ci ha aiutato a sistemare alcuni pezzi, e poi ovviamente nel finale, quando siamo arrivati in fase di montaggio, è stato tutto un po' più omogeneo, perché le cose, diciamo, si sono sistemate pian piano e siamo arrivati tutti quanti a una visione collettiva, ecco. Però ovviamente all'inizio, quando non c'hai nulla, quattro teste sono quattro pensieri diversi e è ovvio che ci sia difficoltà, ma c'è stato molto confronto. Il nostro tutor è stato Michael Casale, che è un videomaker, un montatore, una persona, insomma, che probabilmente che ci è stato assegnato apposta per questo, perché lui diciamo che ha esperienza in quasi tutti gli ambiti, insomma, del cinema, quindi ha fatto da regista, montatore, anche da grafico, quindi era abbastanza, come dire, navigato, ecco, sì, a tutto tondo per noi, sì, ecco, che eravamo le prime quindi esperienze. Ci ha dato una mano soprattutto nelle fasi più tecniche, che erano quelle chiaramente in cui noi eravamo più carenti, magari anche soprattutto sul montaggio audio e sul montaggio video, ovviamente, quindi ci ha aiutato a trovare l'amalgama di quello che erano appunto le scene, comunque il nostro girato. È stato molto molto disponibile anche lui. Ha sforato, sì, le ore. C'era, diciamo, sforato l'orario, le ore che ci erano state assegnate con lui sono state ampiamente sforate, ma per lui non è stato un problema, quindi è stata una collaborazione molto positivo. Nel primo corto che abbiamo presentato, quindi quello per cui ci hanno selezionati, a 3 minuti è rimasto forse poco, è rimasto sicuramente il luogo, che è sempre il Parco Michelotti, e l'idea di fondo, ovvero quello di utilizzare il materiale d'archivio per raccontare la sofferenza, quindi degli animali e della bruttezza, diciamo, del posto, degli zoo, e di fare questo confronto, diciamo, con quello che è quella situazione tragica per certi versi che vivono le persone che sono abbandonate e che vivevano quel luogo, che continuano a vivere, quindi senza tetto. Solo che innanzitutto il protagonista del primo corto è uno di noi, uno dei registi, dei quattro registi, Fabrizio, perché non avevamo neanche l'attore all'inizio, quindi eravamo proprio casalinghi. E poi successivamente, insomma, abbiamo cercato di dare un taglio più documentaristico al film, quindi ci abbiamo inserito un'intervista, perché poi abbiamo appunto conosciuto Assemblea Michelotti, e quindi anche la nostra conoscenza della situazione del parco a tutto tondo si è ampliata molto, perciò abbiamo voluto raccontare più a 360 gradi la storia. Il nucleo principale però, diciamo che è rimasto, c'è stata una certa continuità. Io sto approfittando di avere l'accredito, quindi mi sto facendo giorni, notti, pomeriggi, mattine, tutto quanto quello che posso, e me lo sto vivendo bene, l'avevo vissuto l'anno scorso da volontario, quindi nel senso più o meno so come funziona, so cosa andare a vedere, insomma, lo sto vivendo forse troppo, ecco, però domani finisce, quindi c'è l'ultima 24 ore di follia. Davide, e anche Davide vive abbastanza bene. È stato chiaramente una cosa molto interessante, e sia l'esperienza in sé che anche, insomma, il fatto di avere l'accredito e di poter avere l'ingresso gratuito alle proiezioni è sicuramente un bel vantaggio, perché comunque non abbiamo appunto dovuto fare né cose né credito, ci siamo sentiti un pochino VIP, diciamo. Un po' VIP, sì. Okay. La racconteremo ai nostri nipoti.